Lei è certamente al corrente della piccola crisi che sta montando a Washington in questi giorni, conosciuta come la crisi del debito. Qual è la soluzione, secondo lei, in questo caso? Non c'è una facile soluzione, visto che ci sono voluti 30 o 40 anni per creare questo pasticcio. La soluzione è che dovremmo cambiare il concetto stesso di governo. Negli ultimi 100 anni ci siamo allontanati dagli scopi originali della Costituzione, che erano di mantenere un governo limitato che proteggesse le nostre libertà. La nostra politica estera va interamente cambiata. Non possiamo continuare a fare i poliziotti del mondo. Non dovremmo avere un governo che si mischia nelle nostre libertà personali. Dovremmo avere un sistema monetario differente e di certo non dovremmo mai andare in deficit. Non dovremmo avere una pianificazione economica centralizzata, disposta a spendere tutti questi soldi che non abbiamo. Ma il cambiamento profondo sta arrivando comunque perché il paese è tecnicamente in bancarotta. Qual è la sua risposta sul tetto del debito? Pensa che dovrebbe essere alzato? No, assolutamente no. Non ho mai votato per queste spese e non voterò per aumentare il tetto del debito, perché questo servirebbe solo da incoraggiamento per loro. Loro dicono che sarebbe un disastro se non lo facessimo, perché diventeremmo insolventi. Ma io penso che i problemi, se continuiamo a fare quello che stiamo facendo, peggioreranno sempre. Le sue posizioni sulla Federal Reserve sono note a tutti ed è stato molto divertente oggi vederla nel confronto con Bernanke. Sentiamone un pezzetto, poi le faccio delle domande. E poi abbiamo la Federal Reserve da affrontare. E io vedo la Federal Reserve come un problema, perché io penso che la nostra spesa non ci sarebbe sfuggita così tanto di mano se non avessimo un sistema monetario nel quale è il sistema stesso a fornirci capitali. In questo modo non dobbiamo comportarci in modo responsabile, perché possiamo sempre dire che c'è la Federal Reserve. Se non ci fosse la Federal Reserve che compra il nostro debito, i tassi di interesse salirebbero, ma almeno questo obbligherebbe finalmente il Parlamento a fare qualcosa al riguardo. Lei sbaglia quando dice che la Federal Reserve ha speso dei soldi. Lei ha detto 5 miliardi di dollari. Noi abbiamo prestato dei soldi, abbiamo acquistato delle securities, non abbiamo dissipato denaro e tutti i soldi sono rientrati. C'è stato addirittura un articolo lo scorso weekend di Alan Schoen nel quale si diceva che addirittura la Federal Reserve è stata una fonte di profitto per il governo americano. Abbiamo messo in mano al governo profitti negli ultimi 2 anni per 125 miliardi di dollari. Quindi noi non stiamo costando soldi in termini di deficit finanziario o cose del genere. Lei è arrivato addirittura a dire che noi non abbiamo bisogno della Federal Reserve. Perché? La Federal Reserve crea le bolle finanziarie e se c'è una bolla finanziaria, in seguito bisogna intervenire. Di solito l'intervento è recessione e depressione, che sono seguite dall'inflazione dei prezzi e dalla disoccupazione. Il loro scopo dovrebbe essere di garantirci bassa disoccupazione e prezzi stabili, mentre noi non riceviamo nulla di ciò. Quando lui dice che non spendono soldi in alcun modo, è un modo un po' contorto di parlare. Lui dice che acquista delle securities e che così facendo aggiunge semplicemente riserve all'interno del sistema. Ma dove ha preso quei soldi? E addirittura si vanta dei profitti. Le dico una cosa, se avessi io il controllo totale della stampante dei soldi, state tranquilli che ci farei anch'io dei bei guadagni. Non ci vuole un genio per guadagnarci sopra. Ma dire che in senso tecnico lui non sta spendendo soldi, come facciamo noi in Parlamento, in realtà lui stampa soldi e compra rifiuti. Lui compra tutte le securities che nessun altro vuole ed è così che ha salvato dal fallimento le banche e le corporations. Quindi, per quel che mi riguarda, dal punto di vista pratico, questo significa spendere soldi, soldi che loro hanno creato dal nulla. E la gente sta male. Negli ultimi 3 anni l'economia non è migliorata e siamo finiti con un aumento di 5 miliardi di dollari di debito nazionale.